Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Tra le squadre che hanno segnato un'epoca nel calcio italiano, il Foggia di Zeman è stato sicuramente tra le più apprezzate e amate per l'elemento di rottura e di novità che ha saputo rappresentare. Di storie di calcio di provincia vincenti ce ne sono molte, ma quella squadra, secondo le idee del tecnico boemo allora all'avanguardia, interpretò la rivoluzione della zona sacchiana, aumentando la velocità a 100 all'ora e soprattutto compiendo il miracolo di un rinnovamento dopo il grande exploit del primo anno, ricostruendo la squadra con giocatori delle serie inferiori. Vi raccontiamo il Foggia di Zeman, la chiamavano Zemanlandia. Praticamente solo i tifosi del Foggia ricordano che Zemanlandia cominciò a Capodanno. Per la precisione era il 1989, vento di cambiamenti nel mondo con il muro di Berlino appena caduto e sulla panchina rossonera c'è un uomo dell'est che aumenta le suggestioni. Si tratta in realtà di una vecchia conoscenza per il pubblico foggiano. Nel 1986 Zenek Zeman aveva già allenato a Foggia, preso dal DS Peppino Pavone che l'aveva scovato a Licata, dove aveva conquistato la Serie C1. Con una banda di ragazzini siciliani. Ma l'idillio si ruppe quando il patron Casillo, re del grano, scoprì che il tecnico boemo era in trattativa col Parma. Andassi a vedere la nazionale a Caserta. E lì si è convinto che io ho firmato per Parma. No, non pigliare questo argomento, non pigliare questo argomento, che poi mi hai fatto ricordare una cosa, ecco. Non lo prendere, perché a me il cameriere che mi ha servito a tavola era del mio paese, mi telefonò. Non lo prendiamo questo argomento. Poi alla fine io ho saputo questo, dato che ti volevo bene, mi sentii tradito come la moglie. Che fai? Una moglie che ti tradisce la cacci. Altri imprenditori potessero non la cacci, io l'avrei cacciato lo stesso. Non mi ricordo, però l'anno dopo sei andato a Parma tu. E dove dovevo andare? E quindi Da qualche parte io dovevo ho pensato finire. che tu avevi fatto l'accordo prima. Vabbè, non era d'accordo, ma allora durante tutti questi anni io ho parlato con l'Inter, ho parlato è con l'Udinese, ho parlato con mi tutti ricordo, e sono rimasto a Foggia lo stesso. Fuori, io tenevo un'azienda a Bologna, mandai, come mi ricordate, mandai un mio dipendente fuori la sede del Parma, se ci andavi là, l'ho tenuto là un mese, ma me lo ricordo adesso, perché io lo stimavo e dice perché te ne vai? Come si suol dire, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Zeman sbuca di nuovo dal tunnel dello Zaccheria nel 1989, quando il Foggia ha conquistato dopo anni di assenza la Serie B, ma senza di lui in panchina. Vinto il campionato, però, Casillo ha salutato il mister Caramanno e ripreso quell'idea di gioco che l'aveva fatto impazzire. 4-3-3 e calcio d'attacco sempre e comunque, con verticalizzazioni vertiginose e soprattutto una condizione atletica mai vista, almeno nel calcio italiano degli anni 80. Le cose però non vanno bene. Il 30 dicembre 1989 il Foggia è in zona retrocessione e la piazza rumoreggia. Con una sconfitta a Monza, Casillo dovrà prendere una decisione ed eventualmente esonerare Zeman. Il patron entra nel nuovo stadio Brianteo di Monza direttamente dopo un viaggio di lavoro in Russia, con la squadra sotto per 1-0 con un gol di Consonni. Nella ripresa Fulvio Saini, bandiera del club brianzolo, con un retropassaggio permetterà a Beppe Signori di siglare il gol del pareggio. A Monza era una delle partite decisive. Io mi ricordo che avevamo finito l'azione, quindi ero stanco, stavo tornando e Saini fece un passaggio indietro al portiere, c'ero io, ho fatto gol, abbiamo pareggiato a Monza e da lì praticamente è ricominciata la nostra rinascita. Monza-Foggia 1-1 in vantaggio in Monza, maglia biancorossa al 20° dopo un'azione di Serioli ed una corta respinta di Zangara segna Consonni. Pareggio foggiano al 22° della ripresa, maldestro passaggio all'indietro di cui approfitta Signori e fa 1-1. Venivo dalla Russia, scesi a Milano, arrivai il secondo tempo, tu perdevi, era quel giorno che ti avrei dovuto licenziare per la gente, ti ricordi? Quello che si diceva, se Casino arriva lo licenzia. Ti ricordi? Forse è vero che se perdono a Monza. Okay. Invece io non ti ho licenziato. Perché non ho perso, perché dopo.
Da allora cambierà tutto. La squadra, con l'anno nuovo, riesce ad assorbire il credo zemaniano, terminando il campionato a ridosso della zona promozione. Solo un antipasto rispetto al campionato 1990-91, in cui il Foggia corre a velocità doppia rispetto alle avversarie, conquistando il primo posto in classifica e la promozione anticipata, trascinata da un tridente delle meraviglie. 22 gol per Ciccio Baiano, promettente attaccante napoletano che aveva iniziato la sua carriera al fianco di Diego Armando Maradona. 15 gol per Roberto Rambaudi, alla destra torinese perfetta per il lavoro sfiancante chiesto da Zeman agli attaccanti anche in fase di copertura. 11 per Beppe Signori, bergamasco di Alzano Lombardo che il mister chiamò bomber a prima vista, nonostante nei precedenti 3 anni tra Piacenza e Trento non fosse andato oltre i 5 gol a campionato. La squadra c'è, andremo in Serie A. A parte che Zeman è un allenatore che lo vorrebbero tutti quanti, purtroppo ce l'ha il Foggia. Ce l'abbiamo noi, è nostro. E sicuramente non lo daremmo a nessuno. Ma nessuno che pensa a un pareggio oggi? No, oggi sono due, minimo due a dire, vince il Foggia. Segna Baiano e Signori. Sta bene, tutta questa sicurezza, neanche un pochino di superstizione. Ormai il Foggia è super, è come il Milan, diciamo. Gioca il rosso-nero, comincia a ragionare. A differenza di altre società, il Foggia, per scelta dell'allenatore, non effettua alcun ritiro alla vigilia delle partite casalinghe. Ci si ritrova semplicemente a cena in compagnia, magari si fa la schedina, e questa sera ci sono proprio tutti. Giuseppe Signori, ma se tu non dovessi giocare domani, che cosa mangeresti stasera? Ma una bella pizza e 4 formaggi, sicuramente. Da buon bergamasco? Sì, no, perché mi manca magari la polenta con gli uccelli. La cucina di casa? Sì, la cucina di casa, però qui mangiamo cose genuine, per cui l'importante è quello. Il cuore ci conceda un sorriso una volta tanto. Ah, direi che la festa è riuscita dopo tutto questo tempo che abbiamo aspettato oggi. So che abbiamo confermato ancora una volta essere forti. Adesso può dire che siete in Serie A? Ora sì, ora penso che è matematico. Senta, il segreto di questo trionfo quest'anno qual è stato? Direi sicuramente prima di tutto un grande gruppo dei ragazzi che hanno fatto tutto l'anno grossi sacrifici per arrivare a questa Serie A. A chi dedica questo successo? Sappiamo che lei ha un feeling bellissimo con Foggia. Ma io direi a questi ragazzi che sicuramente se lo sono meritati, io che sono stato messo in condizione di guidarli dalla società, e a questo pubblico che ci ha sempre incoraggiati. Di squadre sensazione in Serie B ce ne sono state tante nella storia, così il Foggia di Zeman viene atteso alla prova della Serie A senza troppa curiosità, la solita mancanza di lungimiranza. Già l'esordio in casa dell'Inter, che pure aveva cercato la svolta zonista con Corrado Orrico, è folgorante con i rossoneri in vantaggio con Baiano e poi raggiunti da un gol di Ciocci. Nonostante l'inizio da incubo nel calendario 1991-92, il Foggia stupisce, perde solo di misura contro la Juventus per poi espugnare Firenze, con i gol dell'inesauribile terzino calabrese Codispoti e di Dan Petrescu. Eh sì, perché Peppino Pavone ha azzeccato anche gli stranieri, portando sempre dall'est il romeno e 2 russi che diventeranno idoli dei tifosi, Igor Shalimov e Igor Kolivanov. Arrivano vittorie importanti come il doppio successo nel sentito derby con il Bari e i pareggi flipper, 3-3 a Napoli, 4-4 in casa contro l'Atalanta. Tutta Italia si interessa degli schemi del tecnico boemo, il 4-3-3 di Zeman diventa un marchio di fabbrica e iniziano a tramandarsi le leggende su una preparazione fisica fatta di gradoni e corse estenuanti nei boschi, che portano la squadra a vivere finali di stagione travolgenti, come testimoniato dalle 3 vittorie di fila contro Napoli, Lazio e Genoa, che chiudono la stagione prima di un altro risultato capace di fare epoca, il 2-8 subito in casa contro il Milan di Capello, campione d'Italia e imbattuto, che aveva chiuso sotto 2-1 il primo tempo. Beh, quando va in campo il rosso nero è davvero tutto possibile. Nessuno aveva mai vinto lo scudetto senza perdere nemmeno una partita. Il Milan di Capello ci è riuscito.
Nessuno aveva subito in questo campionato 8 gol in casa. Il Foggia di Zeman ci è riuscito. Per il centrocampo dalla Serie C1, De Vincenzo dalla Regina, Gigi Di Biagio dal Monza, Seno dal Como. Dalla Serie B, Biagioni dal Cosenza e addirittura Sciacca preso dal Trapani in Serie D. E ancora per l'attacco, Bresciani dal Palermo in Serie B, Mandelli dal Monza in Serie C. Come al solito Pavone può sbizzarrirsi solo all'estero. Arrivano dall'Ajax Brian Roy e dalla Liga Spagnola il costaricano Medford, non top player ma sicuramente più quotati dei corrispettivi italiani. A un'estate di gradoni e schemi offensivi a 100 all'ora, segue però un avvio problematico. Sembra impossibile che il Foggia possa ripetersi e invece la squadra riparte. Ultimi dopo 7 partite, i Satanelli si sbloccano all'ottava, battendo con un rigore di Biagioni al 90esimo il Parma di Nevio Scala. E la giostra riparte, 2-1 allo Zaccheria alla Lazio e alla Juventus, 3-3 a Marassi contro la Sampdoria nonostante una tripletta di Roberto Mancini, 2-2 in casa contro il Super Milan di Capello, anche grazie a uno storico gol di Andrea Seno. Arriva una salvezza sulla quale nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Nella stagione successiva, un mercato più conservativo e capace di portare innesti di qualità come Stroppa e Chamot, oltre all'esplosione di Roy che chiuderà l'anno a 12 reti dopo la prima stagione di assestamento, regalerà forse la versione più solida in 5 anni di Zemanlandia. Ad essere corteggiatissimo è ormai il tecnico che alla fine cederà alle lusinghe della Lazio di Gragnotti, travolta con un poker nello scontro diretto. È un altro anno di fragorose cadute come il 6-0 subito dalla Sampdoria e di vittorie esaltanti, l'ultima, l'1-4 in casa del Torino, apre le porte di uno spareggio per l'Europa. Affrontando il Napoli in casa e battendolo all'ultima giornata, il Foggia si qualificherebbe per la prima volta nella sua storia per la Coppa UEFA. Il destino però gioca un ultimo scherzo a quella squadra imprevedibile. Per la sfida finale manca Zeman, il vero scudiero del suo lustro foggiano, il portiere Franco Mancini, soprannominato il René Ghita di Matera per le sue doti acrobatiche e i capelli lunghi. Mancini è il portiere ideale per il credo zemaniano, capace di sfoggiare uscite di 60 metri, che al confronto Neuer è un misero dilettante. Ma per quelle ultime partite Mancini non c'è. Al suo posto il 12esimo Bacchin fa un buon lavoro fino al minuto 61 di quel Foggia-Napoli, in cui la gestione del pallone con i piedi, proprio la peculiarità del portiere tipo di Zeman, lo tradisce al cospetto di Paolo Di Canio, che segnando il gol della vittoria fa calare il sipario su Zemanlandia, che traslocherà cercando di replicarsi in mezzo ai campioni di Lazio e Roma e che vedrà nuova luce in esperienze come quelle a Lecce e Pescara. Ma bisogna essere chiari e onesti, solo chi ha visto giocare il Foggia tra il 1989 e il 1994 si è gustato la versione originale. Se accadesse, ti voglio fare una domanda, che in seguito alla brutalità e all'ignoranza che regolano nel mondo, nessuno, dico più nessuno, volesse assumerti. E se capitasse che a causa della meschinità che governa le cose umane, nemmeno mezzo presidente di mezza squadra di calcio saudita volesse affidarti neanche la primavera, che cosa accadrebbe? Me lo vuoi dire, simpatia? Non c'è problema. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!